Cosenza, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza previste per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, ripartono ufficialmente le attività culturali. Il luogo simbolo della cultura nella città Abruzia è senz'altro il teatro di tradizione Alfonso Rendano, ed è proprio dal Rendano che il 30 maggio ha preso il via la 42esima stagione concertistica 2021 promossa dall'Associazione Musicale Maurizio Quintieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la Regione Calabria, che ha finanziato il progetto in quanto inserito tra gli eventi storicizzati. Siamo felicissimi di ripartire, siamo fermi da tanto tempo, come tutti d'altronde, ma abbiamo predisposto tutto nell'ossequio delle norme della sicurezza anti-Covid. Il distanziamento è la cosa più importante. Pensate che nella sala grande, dove avremo 3 appuntamenti, da 800 posti la sala diventa capiente solo per 315 persone. Lo spirito conduttore è quello che c'è anche nel manifesto, dove sotto il titolo di 42esima stagione concertistica c'è scritto dal vivo, non solo musica, perché dal vivo non è solo musica. È la stessa differenza che c'è fra il fuoco e il calore. Il calore sono gli effetti che il fuoco emana. Noi non guarderemmo mai un termosifone che emana calore, ne gustiamo i benefici, ma invece il fuoco è un'altra cosa. Tutti rimaniamo ipnotizzati da un caminetto, no? Ecco, qui c'è il fuoco. La musica che si può ascoltare in TV, alla radio, in macchina, allo stereo, quello è il calore, ma è un'altra cosa. Qui c'è l'origine del calore. Sono stati 9 gli appuntamenti, 3 nella sala grande del Teatro Rendano e 6 nel ridotto del Teatro di Tradizione, nella sala intitolata proprio a Maurizio Quintieri, che, tra l'altro, ha ospitato il concerto inaugurale, un omaggio a Verdi dal titolo Onore, Amore e Vendetta, una bellissima performance a 4 mani per pianoforte. Protagonisti della serata Aurelio e Paolo Pollice, due fratelli calabresi che compongono un duo pianistico tra i più affermati in Italia, con oltre 30 anni di attività e centinaia di concerti in tutta Europa e non solo. Ripartiamo con la musica vera, la musica viva. Ci piace iniziare con una formazione calabrese. Sono i Fratelli Pollice e sono una formazione a 4 mani che suona da tantissimo tempo, hanno una grandissima esperienza, hanno suonato in tutta Europa, anche negli Stati Uniti. In questo cartellone ci saranno altri ospiti, diciamo, conterranei, a fianco ad artisti di fama internazionale, tutti, diciamo, artisti di primo livello. La riapertura in presenza delle attività musicali del Teatro Rendano è stato un momento molto emozionante, perché pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste, ha dato concretezza a quella speranza di normalità auspicata da tutti dopo il lungo periodo di pandemia. Il secondo appuntamento, dal titolo Ingrid's Playlist Visioni Dantesche, è stato un magnifico spettacolo di musica e riflessioni di Ingrid di Carbone.
un concerto dedicato alla musica di Franz Liszt, in cui l'artista ha saputo trasportare il mondo visionario della Divina Commedia. Il terzo appuntamento ha finalmente riaperto, dopo tanto tempo, il sipario del prestigioso teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, con il concerto di due grandi artisti, il duo Virtuosité, formato dal violinista Francesco Manara e dal pianista Pietro Laera. L'ospite d'eccezione è stato senz'altro Francesco Manara, primo violino solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, che già nel 2014 è stato ospite della stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano con il suo quartetto d'archi. Sempre una grande emozione tornare qua, il teatro è bellissimo, ha un'acustica veramente molto molto bella, molto pulita, molto chiara. La musica è dentro ognuno di noi e quindi non l'abbiamo messa a tacere sicuramente anche durante la pandemia. È stato possibile esercitarsi con lo strumento, è stato possibile fare le cose in streaming, però chiaramente è mancata la cosa più importante e più preziosa, che è il contatto con il pubblico. E noi artisti abbiamo bisogno di questo scambio proprio, percepiamo l'attenzione. Ci sono mancati addirittura i colpi di tosse, adesso non ci saranno più probabilmente, ma insomma io credo che la musica abbia bisogno proprio di un rapporto anche umano, perché altrimenti esistono i CD, esiste il computer, ma non è assolutamente la stessa cosa, è molto più fredda. Noi artisti abbiamo bisogno del pubblico e io credo che anche il pubblico abbia bisogno di noi, perché tutti noi abbiamo bisogno della bellezza soprattutto. Il programma del concerto ha entusiasmato il numeroso pubblico, che ha sottolineato con lunghi applausi la brillante esecuzione di due capisaldi della letteratura cameristica, la prima delle 10 sonate di Beethoven e la seconda delle 3 sonate di Brahms, inframmezzate da brani virtuosistici che pochi violinisti osano aggiungere al proprio repertorio. La fantasia sulla Traviata di Antonio Bazzini, e introduzione Rondò capriccioso di Saint-Saëns. Per il quarto appuntamento il cartellone è stato arricchito dal concerto Together,
un progetto musicale nato dall'incontro e dall'amicizia di due affermati chitarristi italiani, Cristian Sagese e Giulio Tampalini, entrambi pluripremiati in concorsi internazionali e dotati di una spiccata personalità artistica. Il concerto, un vero spettacolo di suggestioni regalate dalle semplici vibrazioni delle 12 corde, non ha tradito le aspettative e ha ammaliato il pubblico con un affascinante percorso attraverso un vasto repertorio che ha spaziato da brani salottieri ad opere di grandi compositori. La cosa bella è che sono due artisti che sono partiti da qui, perché vinsero negli anni 90 il concorso De Bonis, dedicato alla chitarra, il concorso internazionale. Abbiamo la sala piena, anche perché Cosenza vanta una tradizione nell'universo della chitarra dalla famiglia De Bonis, che tutti conoscono, diciamo. Quindi ci sono molti studiosi, appassionati, musicisti, un pubblico vario stasera. I concerti, tutti molto apprezzati, hanno confermato la bontà della scelta dell'Associazione Quintieri e hanno regalato ad un pubblico sempre più numeroso quegli spazi culturali negati per il lungo tempo sospeso a causa della pandemia. Quando siamo partiti eravamo preoccupati di come poteva rispondere il pubblico, se la preoccupazione avrebbe prevalso rispetto alla voglia di ritornare alla vita, e devo dire che invece c'è più voglia di ritornare che preoccupazione, anche perché la situazione epidemiologica, diciamo, si sta pian piano volgendo verso il meglio e quindi la gente arriva numerosa, devo dire che sta rispondendo molto bene. A calcare la scena del quinto appuntamento è stato il Radar Trio con un concerto per flauto, clarinetto e pianoforte dal titolo Omaggio a Saint-Saëns. Protagonisti del sesto appuntamento sono stati Vito Paternoster al violoncello e Pierluigi Camicia al pianoforte, con un concerto dal titolo Un viaggio nel tempo. Thank you.
Per il 7° appuntamento della 42esima stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri, al Teatro Rendano di Cosenza è tornata la magia dell'orchestra con il concerto Il Vento del Nord. A calcare il palcoscenico è stata la Grieg Chamber Orchestra, diretta dal maestro Giuseppe Pisciotta. La nostra formazione è una formazione giovane che nasce con l'intento di divulgare questo particolare repertorio che fa parte del repertorio colto, che è la musica per archi. Difatti noi nasciamo e siamo un'orchestra d'archi, quindi tutti gli strumenti appartengono alla famiglia degli archi. E rispetto alle altre formazioni che ci sono sul territorio, noi siamo partiti con un'idea diversa, cioè quella di creare un gruppo il più possibile stabile, che affronti un repertorio che è un repertorio bellissimo, ma ahimè è anche un repertorio complesso, un repertorio difficile, che ha bisogno di uno studio particolare, di un approfondimento particolare. Per questo che noi ci vediamo periodicamente ogni 15 giorni, studiamo, affrontiamo, approfondiamo questo repertorio per poi fare concerti. Il programma della serata ha offerto una selezione di composizioni molto celebri e dalle atmosfere particolarmente suggestive. La Holberg Suite di Grieg, le danze rumene di Bartok e la splendida Serenata per archi di Tchaikovsky. Protagonista dell'ottavo appuntamento è stato il duo Mariozzi. Il programma del concerto, dal titolo Viva il XX secolo, ha reso omaggio alla letteratura contemporanea. Una speciale narrazione in musica del tempo attuale molto gradita al pubblico. A chiudere la 42esima stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri, realizzata con il contributo della Regione Calabria ed in collaborazione con il Comune di Cosenza, è stata Anna Tifu, grande virtuosa del violino e artista di fama internazionale.
piacere per me essere qui e tra l'altro è la mia prima volta qui a Cosenza al Teatro Rendano e quindi sono felicissima di ripartire con uno dei primi concerti dal vivo proprio qui a Cosenza, quindi è per me un debutto sia per quanto riguarda uno dei primi concerti che stiamo riuscendo a fare fortunatamente dopo tanto tempo col pubblico e anche per la mia prima volta in questa bellissima città. Apriremo il concerto con La Ciacona di Vitali, che è un brano che non si suona spesso, però a me piace tantissimo e lo trovo molto adatto anche proprio per aprire il programma del concerto. Poi proseguiremo con La Zigane di Ravel, che non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei capisaldi del repertorio violinistico. Continueremo poi col poema di Chausson, che è un brano meraviglioso, che io adoro, anche il poema di Chausson non viene suonato spesso ed è un vero peccato perché è un capolavoro. E poi c'è la celebre Carmen di Sarasate, che è uno dei brani forse più celebri di Pablo de Sarasate, che appunto riprende le variazioni sui temi della Carmen di Bizet. Il concerto di Anna Tifu è stato senz'altro il fiore all'occhiello di cui si è fregiata l'Associazione Quintieri, che, nonostante le numerose difficoltà dovute alle restrizioni imposte dalle norme anti-Covid, ha messo in piedi una rassegna eccellente che ha registrato un grande consenso di critica e di pubblico. È stata una stagione da incorniciare, degna di una grande città, diciamo. Abbiamo avuto artisti veramente di grande livello e anche professionisti calabresi bravissimi. Il finale con la violinista italiana più famosa al mondo al momento. Poi io sono violinista, quindi per me vale il doppio stasera, diciamo. È bello, insomma, avere la risposta del pubblico. Riprenderemo in autunno con degli altri appuntamenti che stiamo pianificando adesso. La 42esima stagione continuerà in autunno.